Ben ritrovati, web spettatori. Oggi abbiamo in linea da Genova il professor Paolo Fasce, che in una lettera tecnica della scuola rivendica la paternità dell'algoritmo utilizzato dal MIUR per l'assunzione dei docenti precari. Buongiorno, professore. Sono molto contento di poter fare qualche ulteriore precisazione relativa appunto a questa questione, l'algoritmo di allocazione degli insegnanti. La prima questione che voglio sottolineare è che io nel 2008-2009, quando ho proposto l'algoritmo per un veloce assorbimento delle graduatorie ad esaurimento, ho attinto a un modello matematico della teoria dei giochi e l'algoritmo del matrimonio, cioè quello che sposa domanda e offerta secondo criteri di reciprocità. Io sono disponibile ad andare in questi posti, tu hai posto, sei disponibile e cerchi gli insegnanti per coprire questi posti. Quindi reciprocità, quindi mutua soddisfazione. Ecco, io nel 2008, in tempi di vacche magre, ritenevo che fosse assolutamente necessario ottimizzare la possibilità di lavorare in funzione dei parametri significativi, e cioè il punteggio in graduatoria e i posti in disponibilità. Quindi questo algoritmo aveva lo scopo di fare in modo di distribuire personale abilitato sulle cattedre disponibili. Ora, naturalmente, la distribuzione di personale abilitato sulle cattedre disponibili aveva anche lo scopo di fungere da elemento di freno alla costituzione di ulteriore precariato, perché se nel momento in cui io abilito persone e le faccio lavorare, ho fatto la cosa più normale e naturale del mondo. Nel momento in cui io non ho persone abilitate da far lavorare, devo far lavorare i non abilitati inevitabilmente maturano aspettative e diritti. Quindi lo scopo era quello di dividere una torta che si faceva sempre più piccola tra le persone che siano qualificate per fare questo mestiere. Tengo a precisare che questa proposta, che è stata fatta nel 2008 o giù di lì, resa pubblica, comunicata nelle opportune sedi, è stata sostanzialmente completamente ignorata per anni, anni e anni. Il parlante lo scrivi io adesso, vorrei che fosse molto chiaro il fatto che il MIUR, il Ministero, no, non mi ha mai coinvolto, non sono mai stato coinvolto, non ho nessuna responsabilità, e se avessi avuto delle responsabilità su questo algoritmo, certamente mi sarei, diciamo così, dimesso. Professore, perché si sarebbe dimesso? Sì, mi sarei opposto, diciamo, a questo tipo di implementazione per diverse ragioni. La prima ragione è abbastanza ovvia, cioè è relativa alla questione della trasparenza. Questo algoritmo non è trasparente, l'algoritmo che è stato scelto dal Ministero non è stato pubblicato, cioè quindi nessuno sa esattamente come funzioni. Adesso che da qualche giorno, da qualche settimana, sono usciti i risultati, quindi sappiamo che Mario Rossi, che insegnava musica a Carpi, adesso andrà a insegnare a Salerno, Giuseppina tal dei tali vada, cioè abbiamo dei casi, e quindi possiamo dedurre che l'algoritmo funzioni in un certo modo. Ma ciò che è stato detto, ad esempio, è che la prima preferenza sarà enormemente favorita. Cosa vuol dire? Non lo so, chiaramente l'algoritmo avrà avuto tra i suoi parametri, tra le sue configurazioni, cercato di soddisfare massimamente le richieste di allocazione della prima preferenza, ma è legittimo? Da un punto di vista legale, giuridico, sono stati rispettati i diritti di tutti? Questo nessuno lo sa, e nessuno lo sa perché il software che ha gestito questa allocazione non è pubblico. L'algoritmo presenta altri problemi oltre alla mancata trasparenza? Sì, ci sono anche altri dettagli molto, molto inquietanti. Uno dei criteri adottati è stato quello di imporre a tutti i precari di indicare tutte le province d'Italia. Nella nostra proposta, era una proposta che cercava di far sposare domanda ed offerta, significava che chi si offriva
doveva potersi offrire liberamente nelle province di suo gradimento. Quindi la parola deportazione, che a mio giudizio è sbagliata, ma che a mio giudizio nasce dalla necessità di comunicare, quindi tempo strettissimo nei media, parola iperbolica, quindi deportazione. L'algoritmo presenta altri problemi oltre alla mancata trasparenza? Beh, ci sono anche altri elementi di critica. Ci sono alcuni elementi di critica che sono, ad esempio, di dettaglio. Noi abbiamo molti insegnanti precari che sono sposati tra loro. Allora, cosa dovrebbero fare queste persone? Gli si dice di cambiare provincia. Benissimo, cioè, ci sarà chi è disponibile a farlo e chi non è disponibile a farlo. Ma se uno è disponibile, diciamo così, a ridurre il proprio diritto, cioè nel senso, ho un elenco di preferenze, avrei diritto a lavorare nella mia provincia, ma siccome mio marito o mia moglie si è spostata di provincia, ho maggior titolo anche nell'altra provincia, vabbè, andiamo tutte e due nell'altra provincia. Ecco, voglio dire, una cosa del genere l'algoritmo avrebbe potuto sicuramente tenere in considerazione. Ci sono fenomeni abbastanza bizzarri, che sono quelle delle pluriabilitazioni. Nel momento in cui si esplicitano delle liste di preferenze, bisognerebbe esplicitare anche una lista di preferenze relativa alle diverse abilitazioni. Io sono abilitato in matematica applicata, sono abilitato in informatica, sono specializzato sul sostegno, posso avere la preferenza di lavorare su una materia specifica e quindi come prima preferenza dico fatemi lavorare su matematica applicata ovunque sia, oppure posso preferire lavorare vicino a casa, quindi fatemi lavorare vicino a casa qualunque sia la materia alla quale io ho diritto di insegnare. Est modus in rebus, e tutti questi elementi potevano essere tranquillamente, attentamente considerati. Grazie dell'attenzione, arrivederci a tutti. Grazie professore per aver condiviso con noi le sue osservazioni. E a voi web spettatori, un saluto da Gigi. Arrivederci.